La redazione di Telenorba, con la collaborazione di Radio Piedina e TV Tirol, presenta Perché l'hai visto? Signore e signori, buonasera. Stasera nella nostra trasmissione parleremo del caso Sabrina e Davide, che come sapete sono scomparsi e non ci sono più notizie di loro da ormai 30 giorni. Prima di guardare il servizio della regia, vi presento gli ospiti di questa sera, che sono la sociologa, nonché professoressa dell'Università della Sapienza in Roma, di origine cinese, Sotto Tio, la direttrice del giornale di costume e società, che c'è, Loretta Persa, in studio l'antropologo avventuriero del Sud America, Gennady Esposito, e il neurologo, già nostro ospite in altre trasmissioni, Dodi Testa. Via con il filmato. Sabrina e Davide, come sappiamo, fondano nel 2006 Pausa Pranzo, nei pressi della Mole, a Torino. Poi a fine giugno di quest'anno si dileguano. E li troviamo in Centro America, non si sa bene a cosa fare. Alcune voci di corridoio e di antibagno ci dicono che lui stesse scappando dalle alte velocità e lei inseguendo il suo sogno di ballerina sui carri di carnevale. Dopo alcuni loro filmati spariscono e non si sa né come né perché. Qualcuno giura di averli visti su un gommone di immigrati clandestini diretto a Cuba. Altri dicono che dopo aver ingerito un peyote si sono persi nelle foreste equatoriali. E infine c'è chi afferma che siano stati divorati da un mostro preistorico. Ma perché questo loro gesto? Forse un messaggio? Forse un avvertimento all'umanità? O semplicemente stupidità? La parola agli esperti. Bene, anzi male, si nota chiaramente nei due soggetti presi in considerazione una classica distorsione mentale e inadeguatezza dello status quo. E come diceva il maestro, sotto Dio più che ti, si sono rincoglioniti. Sono d'accordo con la professoressa e aggiungerei che si nota chiaramente una distorsione dei percettori neuroopinini, dovuta probabilmente ad una forte e massiccia dose di droghe assunte negli anni 80 dai due soggetti, così come THC, LSD, mescalina, anfetamina e quant'altro. E lasciatemelo dire, chiaramente dosi eccessive di salsa di noci, di pesto o zafferano e gorgonzola, di cui ne erano grandi produttori, e oserei dire anche forti spacciatori. Ma no, secondo me è evidente che dopo non essere stati accettati come concorrenti nelle famose trasmissioni come Il Grande Cugino o L'Isola dei Disperati, avendo assaporato un po' di successo con quel loro piccolo localino denominato Pasta Pranzo o giù di lì, si sono sentiti delle star, finendo probabilmente i loro giorni a pelare patate e gamberetti in qualche localino cinese, chissà dove. E lei, carissimo Esposit, cosa ne pensa? E donde, chi può decidere cosa le passa in la cabeza a los dos muchachos? Io credo che sia un po' un loco, ma che non importa a nadie che haces. Entonces, vamos a tomar una cerveza, oui, a comer una pizza, oui, però io non pago, perché non tengo dinero, e vamonos! Ascoltate i pareri degli ospiti, voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere al numero 0039 011 888 257 oppure scriveteci su Sabrina e Davide in viaggio su Facebook.
Grazie e buona serata a tutti.